Passiamo all'oggetto numero 3, notizie circa la definizione della localizzazione del nuovo impianto di incenerimento in Umbria nell'area tra Perugia e Todi. Chiarimenti della giunta regionale al riguardo. Interroga il consigliere De Luca. Prego, consigliere. Grazie, presidente. Questa interrogazione nasce da alcune dichiarazioni di stampa che sono state, a nostro modo di vedere, estremamente sorprendenti. Considerando che circa un anno fa è stato, ride consigliere Biancori, ma lei deve sapere che Norcia è un'area idonea alla localizzazione del nuovo inceneritore, quindi si tenga pronto. Circa un anno fa la giunta ha preadottato un piano per la gestione dei rifiuti, già io ritengo che la preadozione sia una configurazione presente solo in questa regione e che oggettivamente andrebbe studiata a livello nazionale. È stato poi sottoposto a VAS, una procedura che si è conclusa sostanzialmente a ottobre dello scorso anno. In commissione l'iter è andato avanti, poi si è incagliato tra gli scontri interni alla maggioranza, preso atto che questo piano sostanzialmente si divide in due fasi, una prima fase in cui sostanzialmente si prosegue sulla strada dell'utilizzo degli impianti di MB nelle more della realizzazione dell'entrata in funzione del nuovo impianto di incenerimento che è previsto in maniera estremamente ambiziosa per il 2028. Ai sensi dell'articolo 196 e 199 del decreto legislativo 152/2006, il piano regionale definisce i criteri per la individuazione delle aree idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti e per quanto riguarda gli impianti di nuova realizzazione, ovvero gli impianti esistenti, nel caso di ampliamenti o potenziamenti superiori al 50% in termini di dimensione, occupazione di suolo o di quantità di rifiuti autorizzati e agli impianti esistenti che trattano materiali putrescibili per ampliamenti o potenziamenti superiori al 10%. Considerato che a pagina 83 della relazione generale allegata alla delibera è stata inserita una carta geografica della regione con la definizione delle aree potenzialmente idonee per la localizzazione del nuovo termovalorizzatore, cosa che non esclude ovviamente di utilizzare quelli già presenti, e dalla mappa risulta idonea una vasta area del territorio regionale che va dall'Alto Tevere fino all'Arnese, dal Trasimeno fino alla Vallerena e che ovviamente secondo quanto stabilito dal piano sarà l'Auri a decidere la localizzazione puntuale dell'impianto di termovalorizzazione, ovviamente perché è chiaro che si mette in capo ai comuni e non ci si assume la responsabilità di farlo, che entro 4 mesi dall'approvazione del piano regionale dovrà quindi emanare un avviso pubblico di manifestazione di interesse, dopodiché sarà avviata la procedura per la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'impianto. Preso quindi atto che in data nei primi giorni di giugno, l'11 giugno, alcune testate giornalistiche hanno riportato la notizia che il nuovo inceneritore sarà costruito tra Perugia e Todi, quindi un'area che sostanzialmente attraversa diversi comuni, pensiamo a Marciano, Bettona, Torgiano, l'area del comune di Corciano, quindi in questo areale lo dicono i criteri di localizzazione del piano dei rifiuti e lo conferma il presidente dell'Auri Antonino Ruggiano, questo riportano testualmente questi articoli, aggiungendo quindi che sarà l'Auri a decidere precisamente dove, quindi non lo so se bendati e con le freccette sulla cartina, che il presidente quindi di Auri nonché ovviamente sindaco di Todi si è sempre dichiarato favorevole a costruire un inceneritore nel territorio comunale che lui stesso amministra, si interroga la giunta per sapere se abbia riscontro e se siano da considerarsi veritiere
le dichiarazioni emerse sugli organi di stampa rilevate in premessa, quindi per le quali, ancor prima dell'approvazione del piano regionale dei rifiuti, da parte ovviamente dell'organo che è deputato a fare questo, nonostante insomma vari piani, lo abbiamo visto nel corso degli anni, vengono approvati in maniera inspiegabile dalla Giunta, penso al piano della prevenzione, senza passare per l'Assemblea, a mio modo di vedere in maniera del tutto illegale, e quindi se sia stato già definito che il nuovo inceneritore verrà costruito quindi in un'area tra Perugia Sud e Todi, e se la Giunta regionale abbia ulteriori comunicazioni a riguardo. Grazie. Grazie consigliere De Luca. Vicepresidente Morroni. Ma sì, molto brevemente, presidente e consigliere De Luca, perché lo ha fatto già lei nella sua illustrazione, ma come noto, con la delibera della Giunta regionale del 2 novembre 2022, la Giunta regionale ha adottato il piano regionale di gestione integrata dei rifiuti, finalizzato ad implementare l'economia sostenibile e circolare dell'Umbria ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, il numero 152. Allo stato il piano risulta ancora all'esame della seconda commissione, percorso questo propedeutico alla definitiva approvazione del piano regionale di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Assemblea legislativa. Preme evidenziare che l'approvazione del piano regionale di gestione integrata dei rifiuti è condizione abilitante ai fini dell'accesso ai fondi comunitari della politica di coesione per il ciclo di programmazione 21-27. Quindi questo aspetto dovrà essere tenuto in debita considerazione e mi auguro che funga anche da lubrificante per accelerare l'iter a cui sta provvedendo la seconda commissione. Comunque, dagli atti prodotti dalla Giunta e attualmente all'esame della commissione, emerge con chiarezza che l'unica questione definita con riguardo alla futura localizzazione dell'impianto in questione è l'iter procedurale. L'iter procedurale che dovrà portare alla sua realizzazione entro il 31 dicembre del 2027. Ed in particolare, lo ha detto lei, ma lo voglio ricordare, è previsto che sia l'autorità Umbria Rifiuti ed Idrico, l'Auri, a gestire la selezione delle proposte realizzative e gestionali mediante procedura di evidenza pubblica. E questo non in omaggio ad una prassi pilatesca, ma sulla base di una scelta che tiene conto di quelli che sono i ruoli e le funzioni che le diverse istituzioni debbono assolvere. Da ciò scaturisce che saranno le singole proposte progettuali che usciranno fuori mediante la procedura di evidenza pubblica che lei ricordava, che conterranno tra l'altro, oltre che le soluzioni tecnologiche, anche le previsioni localizzative. Ed Auri dovrà esclusivamente individuare la migliore tra le proposte che saranno pervenute mediante l'applicazione dei criteri localizzativi individuati dal piano regionale di gestione integrata dei rifiuti al punto 3 della relazione generale allegata alla delibera della Giunta che ho richiamato all'inizio di questa mia risposta. Grazie. Consigliere De Luca per la replica. Ma un piano dei rifiuti basato sull'inceneritore per favorire l'economia circolare è un po' tipo quelli che fabbricano le bombe per la pace, cioè qualcosa, diciamo, di estremamente grottesco. Per quanto riguarda ovviamente il piano dei rifiuti, che è una condizione abilitante per l'accesso ai fondi comunitari, non è che questo, diciamo, sia vincolato alla realizzazione dell'inceneritore, ma anzi, io assessore le dico, non vedo l'ora di discutere in commissione finalmente questo piano dei rifiuti che continua a latitare, perché voglio dimostrare come tutti i presupposti che stanno alla base di determinate scelte siano presupposti che esulano dalle logiche legate all'interesse pubblico e alla gestione, diciamo, ottimale del ciclo dei rifiuti, e che invece sono legati solo ed esclusivamente a scelte industriali e legate ovviamente a diciamo invece delle platee di interessi economici legati alla gestione del ciclo dei rifiuti. Prendiamo atto ovviamente che in questo caso il presidente dell'Auri parla
tanto così per parlare, apre bocca e gli dà fiato, e quindi sostanzialmente non c'è alcun tipo di azione, atto formale che individui quell'area per la realizzazione del nuovo inceneritore, che ancora è potenzialmente in tutta la regione sarà possibile, diciamo, realizzare il nuovo inceneritore o termovalorizzatore, veda lei come vuole chiamarlo, e che quindi noi ci troveremo a, ad essere sostanzialmente una regione che non tiene conto in alcun modo di quelle che sono sostanzialmente gli obiettivi climatici, di quello che riguarda il non solo, diciamo, gli interessi collettivi globali, ma anche gli interessi nostri come regione, visto che anche l'altro giorno abbiamo raggiunto determinati obiettivi di export a livello internazionale, che quindi esporteremo l'immagine del cuore ingenerito dell'Italia. Grazie. Oggetto numero 4, atto 1781, interrogo al consigliere Borri, risponde l'assessore Coletto. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Per noi la salute è un diritto costituzionale. E lo strumento per ottenere un diritto, che non può essere un lusso, che non può essere un privilegio, è quello della sanità pubblica. La sanità pubblica non bisogna darla per scontata, non bisogna pensare che ci sia sempre stata e che ci sarà per sempre. Una volta ci si curava in maniera diversa in base al proprio conto in banca, chi poteva pagare di più si curava meglio, o in base al proprio stato sociale. Con le mutue e le assicurazioni, chi faceva un certo lavoro accedeva alle cure e chi ne faceva un altro non accedeva o aveva cure peggiori. Ecco, il sistema sanitario pubblico ha cambiato questo, ha reso un diritto esigibile, non un lusso, non un privilegio, e ha dato uno strumento per poterlo fare, in cui siamo tutti uguali, come in tutti i luoghi dello Stato, la scuola, le realtà che ci vedono pari, in sanità siamo o dovremmo essere tutti uguali. Purtroppo non è così e rischia di non essere più così. Il tema delle liste d'attesa, delle prestazioni sanitarie, è un tema centrale che noi dobbiamo affrontare in maniera seria, perché guardate, ad oggi nella nostra regione per una visita specialistica si attendono 2 anni, per una mammografia si attendono 375 giorni, per una visita dermatologica 300 giorni. Ecco, tutto questo è grave, ma è grave anche le piccole prestazioni, gli esami sanguigni, tutto questo è diventato inaccessibile. Secondo i dati Istat, l'11% delle persone hanno rinunciato a curarsi, quindi a poter esigere il proprio diritto, hanno rinunciato a curarsi per la lunghezza delle liste d'attesa. Tutto questo noi lo dobbiamo combattere, perché la sanità pubblica è di tutte e tutti. Ad oggi non è così in Umbria, e tutto questo porta a un problema molto serio, ovvero la privatizzazione di fatto del sistema. Se uno si vuole curare o vuole avere una diagnosi, deve andare dal privato. Non può essere così, non deve essere così. Per cui abbiamo chiesto oggi alla Giunta di rispondere in merito alle agende chiuse, quindi all'inaccessibilità delle prestazioni, di rispondere in merito alle lunghissime liste d'attesa, per cui anche se la prestazione è accessibile alla fine non si riesce a farla, alla carenza di strumenti e di personale che sta portando il sistema pubblico al collasso e tanti operatori pubblici si licenziano per andare al privato. Queste sono le domande che chiediamo alla Giunta e vorremmo avere delle risposte finalmente esaustive. Grazie. Metto per la risposta. Grazie. Grazie Presidente. In riferimento all'interrogazione, per appunto sapere cosa è stato messo in campo per risolvere i gravi problemi legati al ritardo dell'erogazione delle prestazioni sanitarie umbre e quali sono i dati relativi alle liste d'attesa,
Sottolineo che il piano di recupero delle prestazioni inserite nel percorso di tutela stia avanzando in maniera efficace. Lo scopo del recupero ha due finalità. La prima, smaltire i percorsi di tutela accumulati nel passato sino alla data del 26 aprile, che ammontano a 74.000 prestazioni. La seconda, lavorare su offerta, aumento appunto di produzione, maggior coinvolgimento degli specialisti ambulatoriali, eccetera, e domanda, miglioramento dell'appropriatezza, miglioramento della concordanza dei RAO, soprattutto per l'ambito radiologico e gastroenterologico. Per il primo punto, smaltire i percorsi tutela accumulati, appunto, le azioni di recupero dimostrano la loro efficacia, in quanto alla data del 23 giugno 74.000 prestazioni complessive ne sono state smaltite 11.415, pari al 15%. Queste 11.415 prestazioni gestite sono caratterizzate da 5.424 prestazioni prenotate, da 5.991 prestazioni cancellate. Pertanto ne rimangono da gestire ancora circa 62.000 prestazioni che, con l'intensificarsi dell'azione di recupero, contiamo di smaltire nei tempi previsti, ossia entro il 31 luglio 2023. Per il secondo ambito di intervento, lavorare su offerta e domanda, ai primi di giugno erano stati accumulati 22.000 prestazioni nuove nei percorsi di tutela. Tale numerosità è in aumento e deriva appunto dall'introduzione del percorso dei fragili, over 65 oncologici e disabili gravi, con zona di garanzia distrettuale. I dati dicono che a maggio erano 17.000 i percorsi di tutela, a giugno 13.000, quindi c'è stato un netto miglioramento. Faccio presente inoltre che la gestione efficace delle liste d'attesa viene ribadito anche dal recente report della Fondazione Gimbe, pubblicato il 22 giugno, dal quale emerge che l'Umbria sia al quinto posto per recupero delle prestazioni ambulatoriali e degli screening oncologici. Lo studio conferma che sul recupero delle prestazioni sanitarie rimaste inevase durante l'epidemia della Regione Umbria si contraddistingue come una fra le migliori performance nel programma nazionale, con un recupero del 94% delle prestazioni ambulatoriali, del 74% degli interventi chirurgici ed unica regione italiana ad aver recuperato tutti gli esami dei tre screening oncologici entro l'anno 2021. Come sottolinea la stessa Fondazione Gimbe, tali percentuali di recupero sono addirittura sottostimate proprio perché siamo stati gli unici a recuperare tutti gli esami degli screening nel 2021. Si tratta dell'evidenza inconfutabile che il piano di governo delle liste d'attesa dello scorso anno ha funzionato. Con il nuovo piano adottato con DGR 437 del 26 aprile 2023 ci poniamo l'obiettivo di recuperare le prestazioni specialistiche accumulate nel corso del 2022 e 2023 e il residuo ante 2022 degli interventi chirurgici oltre a quelli del 2022 e del 2023. I dati numerici li ho elencati all'inizio dell'intervento. Aggiungo infine che la Regione Umbria ha già anticipato l'aggiornamento del piano operativo regionale di recupero delle liste d'attesa, richiesto a tutte le regioni dal Ministero della Salute con nota del 22 giugno scorso, rientrando negli stessi obiettivi presenti nelle linee di indirizzo ministeriale. Sentivo poc'anzi il consigliere che accennava appunto alle liste d'attesa, la mammografia 365 giorni. Ricordo che nella precedente amministrazione, precedente consigliatura, le liste d'attesa per la mammografia montavano 2 anni. Quindi non è che sia una novità attuale, anzi io dico che nonostante la pandemia, nonostante le chiusure che ci sono state, nonostante tutto, l'Umbria sta dando delle risposte che spesso e volentieri vanno oltre a quelle che sono le risposte date a livello nazionale. E questo lo si può constatare verificando appunto quelle che sono le percentuali a livello nazionale. Pertanto con DGR 400, chiedo scusa, per quanto riguarda i motivi che hanno portato alla deliberazione della giunta numero 402 della seduta 19 aprile 2023, faccio presente che il tema della comunicazione e dell'ascolto dei cittadini è una leva essenziale nell'ottica della tutela dei diritti della popolazione. Far dialogare, dare la possibilità ai cittadini di esporre le problematiche ai direttori generali che sono di fatto
coloro i quali governano le ASL, credo che sia importante, oltre al confronto naturalmente con gli amministratori, perché questo è il compito del direttore generale, anche quello di raccogliere quelle che sono le problematiche e cercare di dare delle risposte brevi mani. Circa la DGR 437 del 26 aprile 2023 si evidenzia che le criticità legate alle liste d'attesa sono un problema anche del servizio nazionale e non solo delle singole regioni. Con il Covid, appunto, tale problema si è ulteriormente aggravato, come emerso da alcune recenti analisi, compresa quella pubblicata appunto da Agenas. Inoltre, con la delibera 472 del 22 si è provveduto anche alla revisione dell'allegato numero 2 della DGR 610/2019. Come evoluzione del piano regionale della lista d'attesa per il triennio 22-25 a decorrere dal 1 luglio 2022. Con tale piano si è dato avvio in particolare una rigenerazione del governo delle liste d'attesa che ad oggi ha consentito di attivare lo smart coop, attivare l'overbooking con una disponibilità ulteriore del 20%, monitorare il volume e la genesi dei percorsi di tutela, monitorare i volumi delle prestazioni erogate e i tempi di attesa con pubblicazione di dati nei siti aziendali e regionali, monitorare la presa in carico di pazienti da parte di specialisti, cosa che è ancora in itinere ed è fondamentale, perché quando il medico di medicina generale chiede una visita specialistica, la presa in carico deve essere fatta dallo specialista e deve essere continuata la gestione dallo specialista e non più con continui rinvii che vanno ad allungare le prime visite verso i medici di medicina generale. Attivare appunto le piastre ambulatoriali per la prenotazione delle prestazioni di controllo, follow-up, eccetera, presso le strutture delle aziende. Dal monitoraggio effettuato a distanza di 10 mesi dall'avvio del piano 2022-2025, pur prendendo atto del parere positivo del Ministero in merito ai risultati raggiunti dalla nostra Regione per il piano di recupero di liste d'attesa, è stato tuttavia constatato il persistere di situazioni di criticità che hanno reso necessaria l'istituzione di una task force regionale per il governo delle liste d'attesa. Pertanto, con DGR 437 del 23, sono state finite ulteriori 2 minuti e finisco. Grazie. Ulteriori azioni anche di natura organizzativa. La stipula appunto degli accordi tra le strutture pubbliche con quelle private accreditate e convenzionate. Vorrei sottolineare queste due parole, accreditate e convenzionate. Questo significa sostanzialmente che queste strutture lavorano per il pubblico. Non sono come le mutue di cui si accennava prima o assicurazioni private che si mettono in concorrenza con il Fondo Sanitario Regionale, col Ministero della Salute, col Sistema Sanitario su base universale. Queste offerte che vengono fatte da queste assicurazioni, da queste mutue, sono situazioni che tendono a riportare l'Italia ante anni 70, cioè alla gestione con le mutue, cioè alla gestione con le assicurazioni, approfittando di che cosa? Come degli avvoltoi di un sistema sanitario provvisoriamente in difficoltà che sta tentando e vuole e dà delle risposte ai cittadini, nonostante siano stati dei tagli piuttosto importanti, ma che non ha nessuna intenzione di ritornare, come stanno facendo sul mercato queste assicurazioni, chiamiamole mutue, chiamatele come volete, che sono al di fuori del fondo sanitario, che gestiscono in maniera totalmente privata. Reputo che questi abbiano solo un'autorizzazione all'esercizio, non siano né accreditati né tantomeno convenzionati, e che quindi si mettano in concorrenza in un momento di difficoltà come questo per erogare prestazioni sanitarie. Vediamo pubblicità in televisione tutti i giorni di queste situazioni. Mi dicono che il governo stia provvedendo a fare che cosa? A far rientrare questi fondi all'interno della gestione del sistema sanitario nazionale. Questo proprio per evitare che cosa? Per evitare che venga smontato il sistema sanitario su base universale. Come si diceva poc'anzi, condivido, eroga prestazioni senza distinzioni di censo e credo che sia, anzi sono certo che sia una conquista etica e morale alla quale non si può
sicuramente denunciare. Le aziende ASL dovranno infine definire gli accordi con le aziende ospedaliere sul territorio di competenza che garantiscono appunto la presa in carico da parte di specialisti con l'attivazione del 100% delle piastre ambulatoriali, per evitare poi il rimando verso i medici di medicina generale e andare ad allungare ulteriormente, senza motivo peraltro, quelle che sono le liste d'attesa e il recupero delle prestazioni inserite nei percorsi di tutela. Le azioni sopra descritte, fermo restando i percorsi di tutela sono finalizzati alla presa in carico di tutte le richieste, hanno l'obiettivo di avere un numero contenuto di prestazioni inserite nei percorsi di tutela, appunto, tale da rendere erogabili nell'arco temporale di 1-2 settimane. L'ampliamento dell'offerta dei primi accessi al fine di evitare la genesi di nuovi percorsi di tutela, la revisione dell'ambito di riferimento per gli over 65 pazienti fragili per i quali le prestazioni saranno garantite all'interno del distretto di residenza, l'aumento dell'appropriatezza delle prescrizioni, quale ad esempio le riunioni, gli audit con gli erogatori prescrittori, la convocazione dell'AFT da parte dei direttori di distretto e delle aziende ASL per la presentazione di dati e analisi delle differenze pro capite verso le quali agire con azioni correttive e migliorare un tasso di prescrizione pro capite allineato con la media regionale o con gli standard, stessa metodologia della spesa pro capite farmaceutica. Quindi una verifica approfondita, un'attenzione sull'appropriatezza che è necessaria evidentemente, evitando in un momento come questo di allungare ulteriormente quelle che sono le prescrizioni, e un uso appropriato anche dei device, quindi dell'apparecchiatura, che non possono e non devono lavorare 4 ore al giorno, soprattutto quelle pesanti, sto parlando del TAC e delle risonanze, ma devono lavorare almeno 12 ore al giorno in un momento come questo, con aperture serali e domenicali, proprio per dare delle risposte. Attenzione, c'è la sollecitazione da parte di questa amministrazione ai prescrittori di usare estrema attenzione e estrema appropriatezza, che non significa tagliare le prescrizioni o evitare di prescrivere delle prestazioni, ma significa farlo in maniera appropriata. La ricetta rossa di una volta è un assegno circolare in mano ai prescrittori, e quindi, siccome si tratta di soldi pubblici, il consigliere Borgo sa meglio di me, essendo medico, va gestita nella maniera più corretta e aderente alle necessità possibile. Grazie. Consigliere Mori per la replica. Presidente, lei mi richiama, io ho atteso soltanto pochi secondi per dare il senso di quello che provano tante persone, tanti cittadini, perché per noi questi 10 secondi sono sembrati molto lunghi. Qua ci sono 74.000 persone che aspettano giorni, settimane, mesi per sapere della propria salute. Ci sono decine di migliaia di persone che attendono per sapere se si potranno curare. Qui ci sono una parte rilevante della popolazione che non riesce ad avere un diritto, che è il diritto alla salute, e gli manca uno strumento, e lo strumento è la sanità pubblica. Contemporaneamente però assistiamo a un altro fenomeno che non ci può sfuggire. Stanno nascendo in tutti i territori della nostra regione strutture private, laboratori analisi, ambulatori, poliambulatori, centri di diagnosi, mai visti prima, spuntano come funghi. Tutto questo sta nascendo perché per la prima volta hanno un mercato, e quel mercato è la nostra salute, e quel mercato è stato creato. Allora, la prima preoccupazione di tutti noi, e mi dispiace che sia assente come di consueto la Presidente della Regione, la nostra prima preoccupazione deve essere quella di rafforzare la sanità pubblica, di rafforzare l'organico, gli strumenti, le strutture, non di desertificare la sanità pubblica e spingere verso il privato. Concordo con una cosa che ha detto l'assessore: ogni operatore di sanità pubblica che mette in mano a un paziente una ricetta gli sta mettendo in mano un assegno circolare. Ecco, questo assegno circolare ad oggi sta andando quasi tutto nelle mani del privato. Questo non è accettabile e noi dobbiamo cambiare, dare una svolta,
perché quello che è chiaro a tutti è che c'è un diritto, quello alla salute, e che ad oggi non è accessibile se non pagando un privato.